Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Ci ritroviamo oggi per fare un piccolo progetto carinissimo, che sono le apine. Queste api si possono fare di diverse dimensioni. Oggi noi faremo questa piccolina che può andare bene come portachiavi. Allora, per fare quest'ape qui vi serve la 22 aghi. E con questo progetto di oggi vedremo appunto un cambio colore che abbiamo già visto in precedenza, ma andiamo anche a vedere come fare un pannello. Allora, intanto una piccola premessa nel caso in cui vediate la mia macchina e non capite che macchina io sto usando. Questa è la Centro, questa di solito viene con due pannellini qui di plastica che sembrano un po' le orecchie di un coniglietto. Infatti questa di solito viene considerata la Bonnie. Io quei flap lì li ho tolti, li ho letteralmente segati via perché sono solo decorativi e impicciano. Poi, come tutte le altre macchine Centro più piccole della 48, questa non viene con un contatore, quindi io l'ho attrezzata con un contagiri digitale. Non è la cosa più carina del mondo, ma almeno è funzionale. E nient'altro, non credo ci sia altro da dire, quindi iniziamo da qui. Questo progetto non richiede nessuna lana di scarto, nessun filato di scarto. Questo è un progetto con cui si inizia direttamente con il filato da lavoro. Ora, io ho questo appunto un giallo, anche se è un giallo un po' più ocra, un po' più scuro, e un nero. Poi da qualche parte abbiamo anche il bianco per le ali, ecco qui. Quindi cominciamo con il giallo. Se voi avete un giallo un po' più diciamo un giallo limone, va bene uguale, quindi ovviamente le gradazioni di colore fate Bobbys. Quindi iniziamo con primo colore giallo. Posizioniamo la macchina con il primo ago davanti alla guida. Il primo ago, per me è il primo ago, è quello di colore diverso dagli altri. In questa macchina è di colore nero e il resto sono di colore bianco. Quindi, come appunto sappiamo ormai fare, per iniziare il nostro lavoro, posizioniamo il filato davanti al primo ago, sotto l'uncino, cominciamo a girare e alterniamo il filato davanti e dietro ogni ago. Io non sto andando eccessivamente lenta. Se siete completamente nuovi a questo tipo di hobby, c'è un video sul mio canale dove facciamo un cappello e lì spiego in dettaglio questo processo. Quindi avrete il link nel box di descrizione. Ora abbiamo fatto il nostro giro, abbiamo finito dietro l'ultimo ago, quindi è giusto. Guardando all'interno, c'è il filato sembra costante dietro tutti gli aghi. Ora è il momento di azzerare il contatore. Qui andiamo a fare 8 giri.
Allora, anche se qui vedete 7, io ho fatto 8 perché il primo giro non me l'ha contato. Quindi adesso andiamo a tagliare il filo. Lo inseriamo all'interno della macchina fra l'ultimo ago e il primo, perché adesso andiamo a fare il cambio colore. Un nero già iniziato ce l'ho. Scusate, ho appena urtato la camera. Quindi andiamo a prenderci il secondo colore, che è il nero, e andiamo a fare tre giri. Quando andiamo a fare i cambi colore, e specialmente poi quando andiamo a seguire le istruzioni, potete fare in due modi: o resettare il contatore ad ogni cambio giro, quindi sapete che avete fatto 8 giri, resettate, ora ne facciamo 3, resettiamo, eccetera. O lasciate il contagiri così com'è e quindi ovviamente dovete fare poi la somma a mente. Quindi io ho già fatto 8 giri, anche se qui me ne segna 7, però sono di fatto 8 e ne devo andare a fare altri 3. Quindi sul contatore che ha contato correttamente dovete arrivare ad 11 giri totali. In questo caso me ne segnerà 3 e me ne segnerà 10. Per il cambio colore, se avete già visto il precedente video dove abbiamo fatto la fascia scaldo orecchie, abbiamo parlato appunto della tecnica del cambio colore, sapete che io preferisco unire le due code dei due colori quando il progetto è sulla macchina, ma comunque lo potete fare anche a progetto completato. Abbiamo fatto questo, tagliamo il filo, ora facciamo altri tre giri di giallo. Tagliamo. Adesso andiamo a fare 6 giri di nero. E ora andiamo a fare 14 giri di giallo.
lasciamo la coda un pochino più lunga, perché adesso dobbiamo andare a raccogliere i punti della macchina. Quindi faccio ancora riferimento al primo video in italiano sul mio canale, dove vi faccio appunto vedere come si fa. Fate in modo che l'ultimo ago prenda il filo di lavoro, poi il filo di lavoro lo togliete, lo infilate in un ago e con l'ago uno ad uno cominciate a raccogliere i punti della macchina. Ok, ora lasciamo un attimino il tubo da una parte, poi ci ritorniamo. Andiamo a fare le ali, andiamo a lavorare nel pannello. Non c'è bisogno di selezionare l'interruttore perché comunque andiamo a prendere solo pochi aghi. L'interruttore è buono quando fate l'intero giro, appunto mi interrompe per non completare il giro. È buono quando utilizzate tutti gli aghi possibili per il pannello. Ora andiamo a fare, e questo è un po' un indovinello per me, perché io sto seguendo delle istruzioni, ma le istruzioni non stanno indicando il conteggio per le ali, né di quanti aghi abbiamo bisogno, né di quanti giri, passaggi ci sono. Quindi andiamo un po' alla cieca. Io direi di fare 8 aghi per 15 passaggi. Parlo di passaggi perché il pannello va avanti e indietro praticamente, quindi c'è questo gioco qui, non è un intero giro, quindi per non confonderci lo chiamo passaggio. Ora, quindi abbiamo detto 8 aghi per 15, magari, diciamo 8 per 15 e poi vediamo come stiamo combinati. Ora, per iniziare il pannello, il procedimento è sempre lo stesso, lasciamoci un pochino di coda, iniziamo dal primo ago o qualsiasi altro ago voi vogliate iniziare, è indifferente. Io inizio dal primo, almeno ho un riferimento, quindi davanti al primo dirò al secondo, davanti al terzo dirò al quarto, davanti al quinto dirò al sesto, davanti al settimo dirò all'ottavo. Come ogni cosa, questo passaggio di fondamenta non è calcolato come giro, come passaggio, quindi azzeriamo il contatore e cominciamo. Quindi questo è l'ago, l'ultimo ago che deve lavorare il filato. Per far sì che questo ago lavori il filato deve intanto andare sotto tutti questi altri aghi e deve andare sotto questo spessore. Per far ciò ci facciamo aiutare dall'ago successivo.
che ci porta il filato sotto. Una volta che il filato è sotto, possiamo cominciare a tornare indietro e questo è di fatto il nostro primo passaggio. Andate estremamente lenti. Fate in modo, assicuratevi che questo ago, che è il nostro numero 8, stia agganciando il filato da lavoro e il filato da lavoro abbia tensione perché è ancora appeso sullo spessore qui. Quindi l'ago lo aggancia, lo porta sotto. A questo punto tirate un pochino sul filato. Continuate a fare il passaggio. Lenti. Siamo all'ago numero 1. Anche qui l'ago numero 1 deve agganciare il filato da lavoro, portarselo sotto. Adesso che noi dobbiamo tornare indietro, prima di tornare indietro dobbiamo sempre assicurarci che il filato da lavoro vada al di sotto dell'ultimo spessore dopo l'ultimo ago che lavoriamo. Quindi in questo caso quest'ago qui ce l'ha portato sotto, adesso possiamo tornare indietro. Anche qui assicuriamoci appunto il filato è al di sopra dello spessore. Il nostro ago numero 1 è pronto a raccoglierlo e a portarselo sotto. Molto spesso quando arrivate a questa situazione qui avrete tensione, sentite che la maniglia non gira in maniera facile, che c'è un qualcosa che la blocca, è semplicemente appunto la tensione creata dai punti sugli aghi. Man mano che lavoriamo questo si aggiusta, però per i primi giri fate veramente attenzione, andate lenti. Ad esempio, qui un pochino si blocca perché il filo è molto stretto, aiutatevi a portarlo sui dentini rosa. Sull'ultimo ago, questa è una situazione molto ricorrente, specialmente i primi giri, dove si crea appunto questo cerchio intorno all'ago che ha una certa tensione. Quindi anche qui fa fatica a scivolare giù e ci dobbiamo aiutare. Questo uncino qui è un salvavita. Se non ce l'avete, prendetelo. Costa 2 soldi, lo trovate sicuramente su Amazon, ma veramente è fenomenale. Non c'è. Ci sono delle situazioni per cui questo è necessario. Quindi siamo arrivati alla fine di questo passaggio, che è il nostro secondo passaggio. Anche qui, stessa situazione, il filato deve scendere al di sotto di questo spessore prima che possiamo tornare indietro.
Mano a mano che poi aggiungete passaggi al progetto, diventa più facile e troverete meno resistenza. Ciò non vuol dire che dovete diminuire la tensione quando arrivate alle due estremità, perché lì è il momento in cui succedono i macelli. Allora, io ho detto che facevamo 15 passaggi, ne ho fatti 18 e sono indecisa. Vi ricordo, io non ho, tra le istruzioni che sono a me disponibili, non ho quella per le ali. Quindi sto cercando un attimino di indovinare un po' quelle che possono essere le proporzioni giuste per il corpo dell'ape che abbiamo fatto prima. Io direi a questo punto facciamo cifra tonda, arriviamo a 20. Se sentite rumore in sottofondo è qualcuno che qui in Gran Bretagna ha scoperto il Vespino e non gli pare vero. Siamo arrivati a 20, speriamo che siano sufficienti. A questo punto qui dobbiamo togliere il progetto fuori dalla macchina. Per farlo è un po' come quello che si fa per i cappelli, quindi andiamo a tagliare una coda sufficientemente lunga dal nostro gomitolo, prendiamo l'ago. Infiliamo il filato nel lago, rimuoviamo il filato dalla macchina. Quindi a questo punto qui non serve che gli aghi prendano il filo da lavoro, quindi fate un giro a vuoto. Fate solo attenzione perché facendo il giro a vuoto ovviamente avete i punti vivi, quindi è facile poi che cadano. Si parte dal punto dove esce la coda e si raccolgono uno dietro l'altro. Questi sono pochi, quindi si fa in tempo a raccoglierne di più in un'unica volta. Fate anche attenzione a ricordarvi il senso in cui state girando. Ve lo dico perché io l'ho fatto. Con un progetto così piccolo mi ero interrotta a raccogliere i punti a metà via e dovevo continuare a girare e ho girato nel senso sbagliato, quello ha fatto sì che i punti cadessero. Si aggiusta tutto, però diciamo che se possiamo evitare è meglio. Quindi a questo punto che abbiamo questa cosa qui, questo progettino qui, questo è fatto in pannello. Abbiamo il dritto, la maglia e abbiamo il rovescio.
andiamo a tirare sulle code, quindi andiamo a raccogliere i punti e portiamo insieme affinché possiamo creare un nodino. Facciamo un nodo. Per il momento la coda lasciamola, poi decidiamo dopo se ci serve o meno. Andiamo dall'altra parte, facciamo la stessa cosa. Ok, quindi ora abbiamo le ali quasi pronte e il corpo della petta quasi pronto. Quindi riprendiamo il corpo della petta. Quindi quello che noi abbiamo tirato fuori dalla macchina è questo tubo qui. Ok? Ora, io colgo un attimo l'occasione per farvi notare una cosa, no? Sul video dove io parlo per la prima volta del cambio colore, quindi il video relativo al progetto per lo scaldaorecchie, vi faccio notare che il cambio colore che utilizzo in quel video lì è un cambio colore semplice e che comunque ci sono tecniche diverse, leggermente più avanzate, non sono complicatissime, che aiutano ad evitare quando c'è un progetto con un cambio di colore che avviene abbastanza spesso, ad evitare che si veda lo scalino. Lo vedete qui? Che c'è una sorta di salto da dove finisce il nero? Anche qui ci sono tecniche che prevengono questo, che lo nascondono un po' di più. Quello lo vedremo poi in un altro video. Per progetti così non ci preoccupiamo più di tanto. Ora, che andiamo a fare? Andiamo ad come si dice, a piegare su se stesso, quindi a inserire inserire. Ragazzi, oggi io le parole non ce l'ho. Andiamo a creare una sorta di cappello, se vogliamo. Quindi facciamo in modo e maniera che le due estremità del tubo coincidano. Ok? Quindi la parte interna andiamo a tirare il filo così che si chiuda e raccoglie i punti. Cominciamo a tagliare un pochino di code perché qui sono troppo lunghe. Quindi quello che andiamo a fare è ci andiamo a creare un nodino qua. Poi prendiamo quest'altra coda, facciamo esattamente la stessa cosa. Quello che abbiamo creato è un mini cappello per il momento. Quindi tiriamo sulle code. Facciamo un nodino. Facciamolo un attimo. Prendiamo l'ago. E andiamo a portare queste code dall'altra parte. Cerchiamo di passare tramite i due centri. Ok?
Ora, manipolate un pochino, queste arricciature ci saranno sempre, a prescindere, però se lo manipolate un pochino si stirano. Ora andiamo a prendere un po' di filo nero. Non ne serve tantissimo, perché quello che andiamo a fare adesso è infilare questo filo nero alla base di quello che per adesso sembra un cappellino, affinché possiamo creare un filo per arricciare anche la parte posteriore dell'ape. Per fare questo andiamo a prenderci un punto sì e un punto no. Quindi il punto di per sé sono queste due sbarre. Ne prendiamo una, ne saltiamo una, ne prendiamo una, ne saltiamo una. Ok? Manteniamoci appunto sul bordo e mi raccomando, cerchiamo di mantenerci in un certo senso dritti. C'ho il mio cane che mi guarda come dire mamma sfamami perché c'ho fame. E abbiamo fatto il giro. Quindi il concetto con questo filo qui è che poi una volta che andiamo ad imbottire la pina facciamo questo gioco qui e si crea l'ape. Però per il momento lasciamolo aperto. Ora dobbiamo andare a prenderci l'imbottitura. Questa anche si trova in giro facilmente, non so esattamente in Italia dove, Amazon penso sicuramente. Qui in Inghilterra ci sono ovviamente negozi tipo mercerie che vendono questa roba qui, ma la gente, visto che non costa poco, quello che facciamo di solito è comprarci un cuscino di quelli che, a cui serve già la fodera, serve un copricuscino, una fodera, una roba del genere, e lo smontiamo, quindi prendiamo l'imbottitura da lì. Ora, intanto cominciamo a spelucchiare un pochino l'imbottitura, tanto per renderla un pochino più elastica, se vogliamo, e la inseriamo nell'ape. Questo per noi al momento è solo un modo per capire quanta ce ne serve, non ce ne serve tantissima, non vogliamo un'ape che strabordi di questa imbottitura, però al tempo stesso ne vogliamo a sufficienza affinché non sia un'ape depressa. Poi comunque diventa a gusto vostro. Ok? Poi lo sentite, insomma, anche al tatto, ad esempio, qui per me è un po' più molle la situazione, quindi magari un pochino più di imbottitura ancora ce la metto. Io penso che così sia abbastanza. Ok, ora. Io non sto chiudendo l'ape al momento perché adesso c'è da prendere un'altra decisione. Intanto c'è da decidere gli occhi.
Gli occhi li vogliamo, possiamo cucirli, nel senso fare una sorta di ricamo, se siete in grado, e quello ovviamente è la soluzione, diciamo, più, come dire, sicura. Che ovviamente se questa pina va in mano a bambini inferiori di 3 anni, non c'è il rischio che ci sono parti componenti tali che si possano staccare ed essere poi pericolosi. In alternativa, potete cucire magari dei bottoni neri se ne avete piccoli, o potete usare questi occhi per giocattoli. Io questi anche credo di averli presi su Amazon. Quindi andiamo a prenderle magari da qui, vediamo un attimino. Quindi ovviamente se decidete di utilizzare questa opzione qui, assicuratevi che il prodotto finito sia sia sicuro per bambini piccoli se doveste. Se quello è l'utente finale, chiamiamolo così. Quindi, una volta che decidete che tipo di occhi utilizzare, se decidete di ricamarli, ovviamente a questo punto qui che avete già l'imbottitura, chiudete, fate un nodo e poi continuate con la ricamatura. Se invece, come me, decidete che gli occhi per la pina volete utilizzare questi qui di plastica. Qui è il momento in cui cominciate a posizionarli per vedere effettivamente dove li volete, come li volete. Così va bene. Però col fatto che ci vanno messe le sicure dietro, io devo riaprire la pina, togliere l'imbottitura e posizionare le sicure dietro agli occhi. Ok? Ora, un'altra cosa che è buona norma fare, ma io non ho al momento nulla. Per farlo è se avete un accendino, un qualcosa, ovviamente fate attenzione ragazzi, io parlo a voi, parlo ad adulti, un qualcosa per, se riuscite a squagliare questo punto qui, ovviamente con la plastica squagliata fate una sorta di tappo. Io non ce l'ho al momento, quindi io provo a tagliare, anche non si taglia. Niente, perché io di solito squaglio un pochino la punta. Da un extra strato di sicurezza affinché questi occhi non vadano da nessuna parte, in più ovviamente eliminiamo la punta che pungica. Quindi una volta che avete sistemato gli occhi della pina, rimettete l'imbottitura. Manipolatela. Siamo. A questo punto qui. Stringiamo, chiudiamo il buco, altro nodino, tagliamo e nascondiamo le code.
Ora le ali. Quindi quello che andiamo a fare è intanto tirate un pochino sulle maglie, cercate di appiattirle il più possibile. Poi andiamo a prendere queste code qui. Andiamo a cercare di nasconderle. Portandocele qui al centro. Quindi appunto andiamo a fare un nodo di sicurezza qui perché voglio utilizzare la coda, ma non voglio che utilizzandola poi mi si arriccia il tutto. Poi una volta che comunque avete il progetto in mano, ragazzi, anche a discrezione vostra. Come voler fare, se trovate una maniera che è più consona, che magari ha più senso per voi, fate. Quindi quello che adesso voglio io andare a fare è creare una sorta di fiocco, una robina del genere. Quindi andiamo. Voglio fare così. Quindi io sto inserendo il filo avanti e indietro per le varie maglie e portarlo al centro. Così se stringo un po' già si arriccia. Facciamo un nodo. Facciamone adesso un altro. Ok. E adesso possiamo utilizzare una delle due code, utilizziamo quella un po' più lunga, per cucire le ali all'ape. Non vi preoccupate di quest'altra, poi la andiamo a nascondere all'interno. Anche qui vedete dove volete le ali, a che punto. Poi cucitele come meglio credete, io sto facendo un giro intorno alla parte centrale così che appunto si arricci un pochino di più, prendendo almeno un punto da un lato e dall'altro delle linee. Adesso possiamo andare a semplicemente nascondere il filo. Finito.
filo lo poniamo semplicemente all'interno del corpo dell'aria e facciamo lo stesso con quest'altro. Questa è la pinna pronta. Da qui in poi potete continuare a decorarla. Ad esempio, se volete fare il pungiglione, quello che io di solito faccio è una piccola catenella, perché non saprei come altro farlo. Se voi avete un sistema migliore, per amor di Dio, fatelo. Ma eccola, una piccola catenella di 2-3 punti. E poi la inserite, la cucite qui. Quindi questo per esempio per il pungiglione. Se poi volete fargli una boccuccia, prendete un altro filo . Io per i ricami non sono proprio bravissima, anzi poco e niente, cominciamo da qui, facciamo così, quindi inseriamo il filo all'interno. Andiamo qui. Non detto. Io i ricamini è un qualcosa che dovrei far pratica sinceramente un po' di più. Dovrei veramente far pratica un po' di più. Una cosina così. Sembra più un baffo, ma insomma. Rende l'idea. Ok? E poi, se volete trasformare questo in un portachiavi, anche lì fate una piccola catenella che unite qui al centro della linea. Io direi una catenella da 4-5 punti, non di più, e quello vi crea l'aggancio per il portachiavi. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto ancora, vi prego iscrivetevi al canale. E poi vi voglio ricordare appunto che abbiamo un gruppo Facebook dedicato agli utenti italiani. Quello ve lo lascio in descrizione, il link. Ok? Poi vi do anche un'anteprima di un prossimo progetto. Ta-da! I polipetti. E anche questi si possono trasformare in portachiavi. Non è carino? Ecco, non ho. Però questo io lo faccio solo se arrivo a 500 iscritti, quindi vi prego, iscrivetevi al canale, fate passaparola, condividete, commentate, fatemi sapere che vi piace quello che faccio, così so che posso continuare a farlo. Ragazzi, grazie ancora, un saluto e buon proseguimento.